È bella Fan, quanto è bella Fan, il palazzo Malatestiang, è bella, vedi c'è gli orti, a Fan c'è Pindorti, guarda quanto è bello verde, guarda che il verde pubblico, quanto è bello, adesso non dico la vedo fa tutti i giorni, per carità di Dio, ma almeno 2 volte al mese tagli l'erba al testo cittadino, sarei un po' più decoroso, no? Un E tu? video in rete da ieri, a postarlo è Rosa della Cecca, che tutti conosciamo come divertentissimo personaggio e colonna portante del gruppo comico del San Costanzo Show, nel quale, passeggiando per Fano, l'attenzione della signora cade sull'erbaccia infestante che cresce sui muri e lungo le strade del centro città. Ho fatto la sclerata, guarda che roba brutta, però come si fa? C'è un'erba sua sul fanuccio, sapete? In modo particolare, nel video ci si trova in via Nolfi e l'edificio è l'istituto scolastico Olivetti. La signora Rosa sollecita l'amministrazione comunale a ripulire, anche ogni tanto, strada e facciata dell'edificio. E noi, raccogliendo la sua richiesta, abbiamo incontrato l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi, che ci ha gentilmente spiegato ciò che è contenuto nel regolamento edilizio del comune. Infatti, l'edificio privato si affaccia su una strada comunale e proprio a questo riguardo la norma dice che è obbligo dei proprietari dei fabbricati lungo le vie pubbliche eliminare la vegetazione spontanea lungo i muri di cinta e fino al marciapiede. Comune si occupa anche delle sue strutture, come abbiamo fatto recentemente anche presso la caserma dei militari lungo via Francesco Palazzi, siamo intervenuti noi, però in generale spetta al proprietario della casa intervenire. Nel caso specifico, essendo anche una scuola gestita dalla provincia, interverremo in maniera definitiva noi a breve, però mi piacerebbe ricordare che se ognuno se ne si cura del proprio, diciamo, angolo di casa, sarebbe sicuramente un vantaggio per il pubblico, per l'amministrazione, perché ovviamente con un piccolo lavoro riuscirebbe a tenere decorosa un'intera via.